Gone on you with the pick and roll. Ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Siamo qui tornati, ragazzi, per il nuovo episodio settimana. Ormai ho perso il conto, non lo so, 38. Vabbè, del Weekly NBA Playoff Edition. Siamo nel secondo turno. Prima di addentrarci nell'analisi della settimana appena trascorsa, però vi avviso che questa sera, non so bene a che ora, 21:30 sarò in live su Twitch, probabilmente per un bel rebuilding o fantadraft, cose varie. Creiamo una squadra e cerchiamo di arrivare al titolo. Vi aspetto, mi raccomando. Possono già partire alla mia schiena dietro qua nel magico green screen le immagini delle partite di questa settimana, perché anche questa settimana ci siamo divertiti alla grande. Partiamo più o meno in ordine, seguendo l'ordine delle partite delle conference. Abbiamo Golden State Houston che sta entrando nel suo culmine, anche se ho paura che tra tutte queste che ci sono sarà la serie che durerà di meno, perché i Warriors hanno vinto immeritatamente, lo dico qui, gara 1. Aiutare gli arbitri? Assolutamente no. Grande polemica, enorme polemica per i falli sui tiri. C'erano, è vero, ma non li hanno fischiati da nessuna delle due parti. Quindi, più che avvantaggiati gli arbitri, partita fischiata e gestita malissimo dagli arbitri in quel di gara 1. Una tensione incredibile, non si sapeva e si è visto che Houston aveva la bava alla bocca per giocare di nuovo contro Golden State ai playoff. Sicuramente penalizzati dagli arbitri, ma non arbitrata a favore di Golden State, ma semplicemente il fatto è che un tiro su tre di Houston e tirando marcato da tre punti con la gente che ti cade sotto i piedi dopo 8 crossover, e quindi pattisci di più quel tipo di non fischio, mentre i Warriors lo fanno 4-5 volte a partita, 4 su 5 non te lo fischiano e non muore nessuno, perché tanto non lo fai 4-5 volte a quarto se non di più. Non sono partite bellissime quelle tra Houston e Golden State, ma sono tutte molto equilibrate, molto combattute, giocate veramente con il sangue. Abbiamo visto anche quest'anno Draymond Green ha fatto la sua porcata mettendo il dito nell'occhio. Chiaramente involontario, chiaramente involontario, non voglio mettere zizzania, però sempre una, cioè Cristo Santo, ce n'è sempre una con quest'uomo, e quest'anno si è inventato la ditata negli occhi a Harden, che ha un occhio tipo, sembra un cyborg, e però non gli ha impedito di farne 41, se non sbaglio, in gara 3, e dare la vittoria ai Rockets, che tengono aperta la serie, anche se temo, io sto registrando il lunedì pomeriggio questo video, che non so di preciso quanto durerà questa serie. La serie probabilmente più divertente di questo secondo turno è invece Denver-Portland, che come avevo pronosticato si è infatti rivelata una serie divertente, sempre incredibile, ma mai mi sarei aspettato chiaramente 4 supplementari, 4 ore e mezza di tempo, Jokic 65 minuti, Murray 60, Lillard 55, McCollum 56, una cosa senza alcun tipo di senso. 4 supplementari, partita incredibilmente risolta da Rodney Hood, che viene pescato dalla panca nel quarto supplementare, chiaramente molto più fresco di tutti gli altri, e infila, oltre alla bomba a 10 minuti della fine, che poi dà ufficialmente la vittoria a Portland, anche un paio di canestri un paio di minuti prima nel quarto supplementare risolve la partita. Pensate un po', Rodney Hood, dopo essere stato seduto tutti i playoff praticamente, a parte la mossa disperata in gara 4 delle finals l'anno scorso, gara 3 forse anche, con i Cleveland Cavaliers di LeBron James contro Golden State, quest'anno ha la possibilità di giocare e sta facendo molto bene in questi playoff. Ma non solo quella dei 4 supplementari è stata una partita bellissima, perché anche quella dopo, l'ultima, è stata decisa negli ultimi minuti con dei grandi canestri di Murray, triple doppie incredibili di Jokic, che si sta dimostrando non solo un uomo da regular season, ma veramente un vero, non dico contender da MVP, ma come dire, un trascinatore della squadra, ecco, non mi viene il nome in inglese, prendiamolo così, trascinatore della squadra. Pensavo si sciogliesse un po' i playoff per il suo modo di giocare, forse troppo aggraziato e poco, no, quando conta i playoff bisogna andare nella melma a fare le cose, perché è chiaramente tutto più difficile nei playoff, e invece per ora sta portando avanti la squadra, e se sono una squadra forte possono avere la possibilità, e ce l'hanno, di vincere gara 5 a Denver sicuramente e di chiuderla in 6 a Portland. Ma mai dare per morti Damian Lillard e i Portland Trail Blazers. Tra l'altro Lillard, che è stato completamente estruso dalla palla, dalla serie, dalle partite, pur facendone 25-30 di media, però a differenza di OKC, che lo lascia praticamente quasi solo con Westbrook e Schroeder, ancora non ci credo a quello che sto dicendo, lo raddoppiano in continuazione anche sotto il suo canestro, praticamente pur di levargli le palle dalle mani, e
sta funzionando, non tantissimo, perché si lascia veramente tanto spazio agli altri. Infatti Wood e Seth Curry stanno facendo delle grandi serie, però effettivamente porta giovamento. Passando dall'altra parte della conference, ovvero la Eastern Conference, avevamo parlato la settimana della vittoria incredibile di Boston in gara 1. Ecco, Boston non ha più vinto una partita nella serie. Sono 2-1 per Milwaukee, che ha ribaltato il fattore campo. Mi fa piacere vedere che c'è questo atteggiamento da Milwaukee, vuol dire che è abbastanza pronta per contendere per il titolo, e mi fa piacere anche perché la serie diventa divertente. Questa forse è la serie che sta un minimo deludendo, perché comunque non ci sono state partite individualmente eccezionali, non ci sono state partite al supplementare o vinte quasi sulla sirena, così. Molti blowout, partite non bellissime, però si vede che sono forse le due squadre più corazzate per andare avanti nei playoff, parlo di Eastern Conference, e che si stanno lottando una finale NBA anticipata. Sembra di capire e sembra che loro lo sappiano. Questo però non è detto che poi porti a delle bellissime partite, poi effettivamente. E occhio, perché dovrebbe tornare a brevissimo anche Brogdon, che è un importante innesto per Milwaukee, e sicuramente se Milwaukee, lo dico una banalità, riesce a vincere due partite a Boston, chiaramente mette la freccia nella serie, ma finalmente hanno disincastrato un po' la situazione Horford Giannis. Giannis è tornato a fare le sue cose, magari con cifre un po' inferiori, ma creando per i compagni, che è molto importante, visto che la squadra è costruita unicamente su di lui. Io rimango ancora dell'idea che i Celtics siano favoriti, però effettivamente Milwaukee mi ha un po' sorpreso per come è andata a Boston a vincere gara 3 con una cazzimma veramente proprio da squadra forte, che sa che deve farsi perdonare l'errore in gara 1. E l'ultima serie di cui parleremo, chiaramente l'ultima rimasta, quella tra Philadelphia e Kawhi Leonard. Sì, scusatemi, volevo dire Toronto, ma è praticamente la stessa cosa in questa serie, perché Kawhi sta facendo 35 punti di media in 4 partite. Giusto questa notte ne ha messi 40, 41, 40, insomma, vabbè, un bel quarantello per portare la serie sul 2-2, dopo che Philadelphia aveva strapazzati e pesi a schiaffi in gara 3. Questa è una bella serie, a parte gara 3 che è stata una partita un po' noiosa dominata dai Sixers, le altre partite molto belle, combattute e con temi molto importanti, perché Ben Simmons, che viene impiegato a marcare Kawhi Leonard, sta facendo discutere, perché guardando le cifre non funziona, mi sembra abbastanza chiaro. Però il fatto che Ben Simmons poi in attacco un po' si riposi, perché sappiamo tutti essere più un difetto nell'attacco a metà campo, intendo, che un pregio per i Sixers, perlomeno può dare tutto quello che ha e difendere contro il miglior giocatore dell'altra squadra, e chiaramente con una stazza e velocità del genere può farlo in maniera buona. Chissà se poi magari alla lunga questo accoppiamento paga. E dire che ci sarebbe anche Jimmy Butler, che è uno delle guardie più forti in difesa di tutta l'NBA, ma dovendo attaccare, facendo un ragionamento stupido, però è abbastanza quello che è successo, dovendo attaccare me lo riposa in difesa e Simmons fa il contrario, in parole povere. L'altro accoppiamento particolare è quello tra Marc Gasol e Joel Embiid. Joel Embiid aveva preso a schiaffi proprio così, pim pum pam, Marc Gasol fino adesso. In gara 4 invece Gasol non ha fatto le cifre di Embiid, però un ottimo plus minus, 15 punti, un paio di rimbalzi, un paio di assist, una tripla molto importante alla fine, l'assist per Kawhi, se vogliamo chiamarlo assist. Insomma, finalmente forse si è capito perché Marc Gasol è stato preso dai Raptors, dando via Valanciunas, anche delle scelte, insomma, un pezzo anche abbastanza importante della franchigia. Colui che manca a Toronto per sperare di andare avanti e poi sperare magari di arrivare alle finals, perché la possibilità ce l'hanno, è Lauri, che continua ogni dannato anno a fare peggio del peggio del peggio del peggio di se stesso ai playoff. E meno male che c'è zio Kawhi che li carria e forse la vincono questa serie. Spero che arrivino tutte a gara 7, così domenica prossima sarò in live su Twitch e ce le guardiamo assieme. Concludiamo brevemente con il quintetto della settimana, anche se ve li ho già menzionati, perché McCollum, che ne fa 40 in 4 supplementari, è vero, però comunque vincendo la partita, non dico da solo, ma più o meno da solo assieme a Rodney Hood, entrambi vanno nel quintetto della settimana, ve lo dico chiaro e tondo. Io ci metterei anche Jokic per la partita seguente in gara 4, ma anche per la tripla doppia, i 65 minuti giocati solo per quello meriti di essere nel quintetto della settimana, così come Kawhi Leonard, che sta facendo dei numeri veramente fuori di testa. E ci buttiamo James Harden, ci metterebbe anche KD, però ci buttiamo James Harden, che ha fatto il quarantello e ha fatto vincere i Rockets. Questo sono, diciamo, buttato lì il quintetto della settimana. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere secondo voi chi manda avanti la propria squadra e fino a dove la manda, nel senso chi passa le varie serie. E ci rivediamo la prossima settimana con il Week NBA e domani con un nuovo video, molto probabilmente. Bella!